No, non dentro la dentro telecamera. No. A casa c'è qualcuno? No. Ci tu siete o no? Ci siete? <ride> allora? Ci siete dentro? Sì, ci sono. Siamo ci però sono. a casa, vado così. Luca, cioè. va, ok, vabbè, va bene, andiamo. No. Meno male. Che Officina 9000 via. Giri con Luca. Ciao Luca. Ciao Frank. Di cosa parliamo? Parliamo di maniera principale di scarichi. Parliamo di due macchine con le, sulle quali abbiamo fatto un po' di lavoretti. Mm -hmm. Mm -hmm. Diciamo la, la parte principale sono degli scacchi. in questo caso oggi parliamo di scacchi Super Sprint, nel senso che eh, noi collaboriamo con tante ditte, dalla Ragazzo Super Sprint, una, queste due macchine qua ci sono state commissionate per montare degli scacchi Super Sprint. Poi partiamo, partiamo da questa che è una BMW X1 23D, quindi è una macchina che è abbastanza particolare perché è un biturbo, una macchina che va molto bene come motore, il cliente ce l'ha portata allora, in maniera principale perché doveva revisione questo essendo un biturbo aveva una delle due turbine che perdeva olio trafilava olio e quindi abbiamo preso lo spunto per smontarle tutte e due, revisionarle. Quanti chilometri in... ha la macchina, più o meno? Questa qua, 120, ah, 119 chilometri. non, freschissima, km. Km. non freschissima. Non freschissima, non freschissima. L'aveva comprata già sì. usata, quindi una storia particolare. Ok, eh, il problema principale, è la, 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 la storia con questo cliente, è nata appunto sul discorso turbine, ce n'era una da, da modificare e da lì abbiamo iniziato un percorso, perché abbiamo smontato le turbine, revisionate, poi abbiamo fatto uno degli step di preparazione sui turbo, che è quello di montare le giranti in avionautica. In maniera tale da avere molto più elasticità, meno inerzia. Un lavoro che è venuto veramente molto, molto bene e le turbine sono tornate nuove, ma molto più efficienti di come erano all'inizio, quando la, la, la vettura era nuova e questo era il lavoro principale dopodiché da lì abbiamo aggiunto in step diversi adesso quello che abbiamo fatto oggi è aver terminato il lavoro con lo scarico dopo lo vediamo però in step diversi ci ha fatto fare diverse altre cose ovviamente alle turbine abbiamo abbinato la parte elettronica per ottimizzare il discorso della, della, della modifica sul turbo abbiamo il classico filtro aria, il pedal boost quindi diciamo che uno step, uno diciamo così Di mh, è stato fatto mm. in maniera completa abbiamo guadagnato circa una cinquantina di cavalli, come dico sempre, sempre in totale affidabilità, quindi tecnicamente se ne potevano guadagnare anche di più, il discorso è che sono già macchine spinte, queste B-turbo qua sono già macchine che spingono molto, raggiungono dei eh, livelli di rotazione e delle temperature di esercizio non indifferenti, tirarle troppo il collo non va bene, quindi cerchiamo sempre di trovare il giusto compromesso fra un bel incremento di potenza ma senza andare fuori determinati parametri. Altra modifica che abbiamo fatto: abbiamo cambiato l'impianto frenante con dei dischi, proprio cambiando le pinze. Cambiando le pinze, che sono lavori che non è che vengono fatti spessissimo, perché di solito si cambiano solamente dischi e pastiglie. Ogni tanto qualche cliente ci chiede di cambiare anche il, la staffa con una pinza più grande in maniera da alloggiare un disco più grande, cosa che è stata fatta su questa macchina, adesso la macchina frena in maniera impeccabile. Il lavoro che abbiamo fatto oggi. È quello di modificare anche lo scambio anche se è un diesel adesso lo accendiamo sì qualche cosa è cambiato diciamo che è più un discorso estetico il terminale omologato super sprint il bello è avere le quattro uscite perché questa macchina nasce con solo due uscite a sinistra e quindi sono state montate quattro uscite adesso ve la accendo in maniera tale da tu tendi sempre a, a sconsigliare cioè mh... Non impazzisci per far cambiare lo scarico ai diesel, no? Il diesel non ha una, cioè, nel senso che se io vado a cambiare lo scarico sul diesel, ehm, non ha una sonorità come un benzina, quindi va bene cambiarlo, però mh, la finalità è più un discorso estetico. Allora, a livello prestazionale non guadagna assolutamente nulla, eh. nulla. A livello ehm, di sonorità... Se uno esagera lo va a decomprimere troppo, diventa un rumore simil trattore, non, non raggiungerà mai la sonorità come un benzina, tant'è vero che eh, abbiamo convinto il cliente a fare questa operazione, ma ripeto, più per un discorso estetico. Se avesse voluto avere una vera sonorità ci sono altri sistemi, il sound booster, ci sono altri tipi di, di, mm. di, di lavori esatto, che, noi proponiamo, booster, che noi proponiamo e che creano un sound decisamente diverso. Mm -hmm. Questo è, ripeto, va bene, appagante, ma non, da un punto di vista estetico, da un punto di vista prestazionale assolutamente no, da un punto di vista sonoro. Adesso vediamo. Quindi vedi, sì, si, sente, si sente un pochino di, sì. di di sound in più però voglio dire se non uno non sapesse logica. che lo scarico è modificato, no. non dico che non se ne accorge neanche, ma, ma poco ci manca. Quindi ripeto, c'è una differenza enorme tra toccare uno scarico su una vettura diesel e toccare lo scarico su una vettura benzina. Tant'è vero che adesso vi faccio vedere uno scarico su una vettura benzina, lì ci sono delle finità leggermente diverse, anche se partiamo sempre dal concetto che uno scarico omologato più di una certa sonorità non, non, non possiamo garantire bene, certo. perché comunque c'è una sonorità legale e se lo scherzo è omologato deve stare dentro quella sonorità, però già suona in maniera okay. diversa. Va bene, ci spostiamo dentro allora? Sì, sì. Eccoci qua, allora questa è una TT. Questa è un Audi TT, mh, è recentissima, il cliente ce l'ha portata, mh, diciamo avrà un mese di vita questa macchina qua, poco meno, quindi sono già quelle marchiate 45, quindi è un 2045 TFSI che sta per turbo benzina è un 2.000 turbo benzina insomma ha cambiato l'audio ha cambiato le sigle non ho neanche capito perché eh, neanche aveva, io, non, infatti... onestamente non si capisce perché 45 mm. ti, ti dà l'idea 4.500 no no mm. un 2.000 questa qua benzina vabbè macchina nuovissima il cliente appunto ci ha commissionato ci ha voluto eh, fare una modifica sullo scarico e sulla parte elettronica sostanzialmente avendo ben chiaro che la macchina è nuova è in garanzia quindi mh, senza andare a, a toccare appunto il discorso del, del, della fiducia okay. meccanica, è quello d'accordo ma senza andare a rischiare di perdere la garanzia, quindi il discorso dello scarico. Partiamo da qua. Abbiamo aspetta, se, se l'alzo un attimino così vediamo. Allora, questo era il suo scarico originale, come si vede praticamente in tonso, quindi abbiamo un barilotto sul centrale che poi non è proprio un silenziatore ma chiamiamolo un rompifiamma e un silenziatore finale che è quello che praticamente fa, un assorbe tutta la, la rumorosità. È stato modificato con un impianto super sprint, noi ci siamo attaccati da qua, esatto, questo è il centrale con il suo catalizzatore, praticamente da questa flangia, adesso qua c'è la, la, la paratia, quindi c'è questa specie di U che non ha più il silenziatorino, quello lì piccolino, uh -huh. quindi questo è un tubo diretto. E questo qua è il silenziatore omologato. Allora dov'è che cambia la, la, la favola? Il, qui manca il le, le rompifiamma e questo silenziatore è rispetto a quello, si vede abbastanza bene, non dico la metà ma anche come altezza più o meno è, il, il, è più o meno la metà del, della volumetria di questo. Ovviamente essendoci meno volume, all'interno c'è meno materiale fuorassorbente. a questo punto la, la vettura ha un pochino più di sound. Nonostante questo quantomeno questo pezzo qua è omologato questo non sarebbe omologato ma a quel punto segue l'omologazione di questo pezzo qui quindi il rischio è relativamente contenuto e in questo caso abbiamo dato al cliente un discorso estetico perché ovviamente rispetto vabbè le uscite diciamo sono abbastanza simili un pochino più grosse dal, da un'uscita da, da 90 sembra arrivata un'uscita da 102 senza il bordo sembra più grande però diciamo che quello che conta in sostanza è la parte meccanica la parte elettronica <coughs> Abbiamo utilizzato sempre per salvaguardare la garanzia che ci aveva chiesto il cliente, abbiamo utilizzato, al posto che fare una mappa seriale, abbiamo utilizzato una centralina Seletron sulla quale abbiamo caricato lo stesso software. Il vantaggio enorme è che il cliente prima di andare al concessionario stacca il cavettino, si stacca la centralina e la macchina ritorna a funzionare così come, come funzionava prima. Quindi poche cose mirate, esattamente mh, centrate su quello che voleva il cliente. Adesso mi Mico ecco, fagli sentire un po' il sound. È una classica preparazione um, come tante che ci vengono richieste dove proprio i punti cardine sono elettronica, scarico e filtro questa è proprio la base di partenza di ciascuno. E la macchina già cambia tanto. Però, e eh. la macchina cambia eh. tanto: cioè, non cambia in maniera. Cioè, non è che no, diventa no, ho capito, un, non diventa una un forma 1, ma non deve essere quella. Però con cavalli siamo sempre dentro i 30 perché noi consigliamo ai clienti di non, di non esagerare perché comunque sono macchine che hanno due catalizzatori. Adesso le ultime hanno anche addirittura un sistema FAP. Quindi ogni, ogni ostruzione è un impedimento. Quindi se io vado a, a tirare troppo le pressioni, ovviamente con questi impedimenti poi ho un problema mm -hmm. tecnico. Che mi si ripercuote sulla turbina, quindi diciamo che i 30 cavalli sono più che sufficienti. Eh, lo scarico: adesso sentiamo un attimo la sonorità. Comunque qualche cavallino lo dà anche allo scarico. La rumorosità non è cambiata in maniera radicale, ma comunque rispetto a prima è decisamente più, più appagante. Direi che è un lavoro ben fatto, non, non trovo altri. Diciamo che anche in questo caso, come nel caso precedente, la, può sembrare poco il rumore che tu crei, però partiamo dal, dalla base di partenza. Adesso purtroppo non ti avevo fatto sentire col suo scarico originale montato. La base di partenza, questa questo minima di sonorità che senti, prima era inesistente, quindi mm -hmm. già hai una sonorità già più marcata. Il fatto di non avere una cosa eccessiva è per poter stare dentro l'omologazione, perché io come posso fare ad aumentarla ancora? Basta che tolga il silenziatore finale, gli facciamo un tutto tubo, è chiaro che la sonorità aumenta ancora, però... E dopo, dopo non sei più regolare. E eh, dopo non sono più regolari. Quindi è sempre un discorso di, 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 come dico sempre, di coperta, la tiro in parte, un po' da una parte e un po' dall'altra. Alla fine, devi comunque sempre accontentare il cliente, non puoi fare di testa tua mh, perché ovviamente ogni cliente ha la sua testa. Ci sono dei clienti che ci chiedono una rumorosità molto superiore, probabilmente con macchine non così nuove. Magari questo cliente, fra due anni, quando la macchina sarà fuori garanzia, deciderà, quasi di... deciderà di cambiare il terminale. Magari utilizziamo il suo scarico, così com'è, gli cambiamo solamente la parte centrale andandogli a saldare un tubo dritto. Ma adesso non mm. si può. Posso dirti che a questo punto, però, comunque. Otterrei per il sound booster anche qua il sound booster ti dà una. Perché non c'è posso dirti? Non so lo dico molto sinceramente. Già una macchina, secondo me, negli anni. e Mi chiedo scusa: il suo proprietario, gli appassionati, ha perso la sua fisionomia, ha perso la sua peculiarità. Quando è uscita, era una macchina particolarissima, sì, ma piaceva, però era molto. La vedi ancora adesso. Dici cazzarola, che bella che è ancora adesso. Magari non mi piaceva quando è uscita. Adesso, questa è molto più anonima, però. Secondo me a quel punto vado col sound booster, no? Perché mi Quello, sembra sia la scelta più Quella è una scelta che logica. sicuramente ti porta a un risultato decisamente appagante. Il sound booster è sempre un discorso tecnico, allora, quando c'è un benzina chiaramente l'opzione di cambiare anche lo scarico ti viene, cioè ti viene da proporla. Sul diesel sound booster è tutta la vita, non c'è alt altrimenti. No, certo, però sul con benzina magari anche per lo, lo scarico sul benzina qualche cosa da un punto di vista tecnico e funzionale ti dà a livello di preparazione, questo è un primo step, in un domani il cliente vuole lavorare sul turbo, vuole lavorare su altre cose, mi serve avere uno scarico un po' più libero. No ok, okay. A livello di pre... scusami, a livello di prestazioni sicuramente, però a questo punto No a livello punto, di salso sono d'accordo, la... no, no 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 sono d'accordo. Se fosse mia per terminare quello sì. che avete fatto, sì, 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 con sì, quello sì, scarico sì. guadagno qualcosa, però se voglio un sound che poi disinserisco, lascio, sì, li abbino, sì. abbino perché o vai, come dicevi tu, fuori legge e metti una cosa che fa veramente rumore, eh sì. ti togli la voglia, dopo magari diventa forse fin troppo. Però con Sound Booster me lo gestisco, certo. cioè lo oppure, così oppure esatto, oppure c'è un'altra opzione che può essere, se ripeto, sempre sui benzina parliamo, perché qui gli scicchi, diciamo, le scarica in termini diciamo, reali, cioè dove cambiamo dei pezzi, li facciamo sempre solo sui benzina, se c'è l'opzione, ma in questo caso ci deve essere l'opzione già fatta, eh, di uno scarico con la valvola. Allora, mm. se ci fosse uno scarico con la valvola, cosa fai? Tu crei due, eh, un bypass con due diramazioni diverse. Uno scarico diretto, un po' come la puntata precedente che e avevamo sentito 500. del 500, sì. in quel caso, vabbè, fine eccessivo, quasi quasi mm. arrogante, e l'altro invece, se ti serve avere una macchina silenziata tipo questa, la valvola chiude, chiude il bypass libero e va a lavorare sul okay. silenziatore. Quello sarebbe l'ideale. Mm, noi di solito, nei, nei, nei casi in cui ce lo chiedono, prendiamo dei, dei kit già fatti. Ci sono anche dei sistemi con delle valvole che tu puoi andare a aggiungere, però la cosa migliore è prendere uno scarico per non avere problematiche, se no è una cozzaglia di, di cose che non ci piace molto fare. Quindi o troviamo cose già fatto o se no andiamo su questo tipo di, di scelta. Fantastico, Luca, grazie mille. Gli indirizzi insomma in pressione per eh, qualsiasi tipo di, sì. di indicazione/informazione. Luca, da sempre, è nella sua bottega e sono felice di chiamarla Bottega a Milano. Per cui eh, 9000 giri per ogni indicazione chiamate questi ragazzi. Ciao Luca, ciao Mirko. Ciao Frank, ciao, ciao.